Termoli, la città molisana dove i cuori si affacciano sul mare Adriatico. Se è vero che Termoli è una località di mare e che la sua attrattiva turistica si basa soprattutto su questo, è anche vero però che racchiude principalmente nel suo centro storico una serie di edifici e monumenti che lasciano stupefatti per la loro bellezza. Il borgo antico è uno dei luoghi più importanti e caratteristici della città, formato da un numero infinito di stradine e da case colorate che si intersecano a scacchiera fino ad arrivare nella piazza del Duomo, vero cuore del borgo antico con la sua cattedrale. Il centro storico si sviluppa su un promontorio a picco sul mare, dal quale si vede la grande spiaggia di Sant'Antonio che si trova proprio sotto al castello Svevo. Il castello di Termoli, con il suo caratteristico orologio, aveva in passato la funzione di difesa della città grazie al sistema di cinta muraria ed è caratterizzato da elementi di epoca normanna e da altre strutture di epoca sveva. Il litorale di Termoli è caratterizzato da ampie spiagge sabbiose e da un mare dai fondali bassi ideali per i bambini e per gli adulti che non sanno nuotare. Dal porto di...
Termoli troverete uno dei vicoli più stretti d'Italia, il cosiddetto Reiechel, così piccolo da poter essere attraversato solo camminando di fianco, a meno che non si sia abbastanza esili da poterlo percorrere camminando normalmente. Porto di Termoli è possibile raggiungere le isole Tremiti in poco più di un'ora. Esiste anche una parte più moderna, il Corso Nazionale, dove nel 2018 sono state installate tre statue bronzee dedicate ai personaggi illustri di Termoli, tra cui il fumettista Benito Iacovitti.